Oggi mi sento di suggerirvi una serie con cui passare delle serate avvincenti, ma allo stesso tempo dense di riflessione. Parlo di The Pacific, prodotta nel 2010 da Steven Spielberg e Tom Hanks, che già di per sé sono una garanzia di qualità, e che può essere vista in Italia su Sky Atlantic. Questa serie è del 2010 e rappresenta in qualche modo un follow-up di una serie precedente, sempre degli stessi produttori, che era Band of Brothers. Mentre la Band of Brothers parla della Seconda Guerra Mondiale in Europa, The Pacific invece narra dell'avanzata americana fase per fase nel Pacifico. È direttamente ispirata da due autobiografie di due soldati che vennero direttamente coinvolti in questo immane sforzo bellico, i soldati Eugene Sledge e Robert Leahy. Di cosa parla The Pacific? Parla di tante cose insieme. Anzitutto, ci parla della guerra moderna, ci parla delle guerre totali, e quindi ci parla di una guerra combattuta giorno e notte. Ci parla di una guerra in cui viene fatta ricorso a qualsiasi tipo di strumento, financo alle armi bianche, perché poi una battaglia nella giungla prevede assolutamente a un certo punto il corpo a corpo tra le parti. È una guerra totale perché vede contrapposti due nemici assoluti che si odiano. Vista dalla prospettiva americana, i giapponesi sono il pericolo giallo. Ma allo stesso tempo è anche un racconto sulla lotta dell'uomo contro la natura, perché non c'è solamente il nemico giapponese da sconfiggere per i soldati americani, ma c'è anche questo continuo confronto con una natura che è severa, che è matrigna, una natura che è ostile, una natura che tende continue trappole ai soldati americani, che si ritrovano quasi a vivere come gli indigeni, nella giungla e a vedere appunto nella natura fondamentalmente il male. E in più, infine, questa serie ci racconta della guerra come esperienza umana, una guerra in cui alcuni dei protagonisti arrivano perché chiamati e non si tirano indietro, altri invece si vedono respinti, essendosi invece proposti, ma alla fine riescono a rientrare sul teatro bellico, altri che hanno la chance di sottrarvisi, di andare a presentare le campagne per le donazioni e che pure decidono di ritornare. Perché questa guerra alla fine attira così tanti giovani? Beh, perché questi giovani fanno un'esperienza che è sconvolgente, un'esperienza che pensavano fosse fatta in nome della patria, in nome del paese con la P maiuscola, mentre invece si accorgono che vogliono essere lì fianco a fianco dei loro commilitoni perché la loro patria sono i loro commilitoni, sono le persone con cui hanno combattuto spalla a spalla. Non c'è nessun'altra patria per questi soldati. E questo appunto il senso è anche la tragicità che ci riporta, la tragicità della guerra che ci riporta in maniera quanto mai efficace questa serie.